Ciao a tutti ragazzi, bentornati, siamo nuovamente su Far Cry Primal, andiamo a continuare la nostra storia. Nell'ultimo episodio, quello precedente, abbiamo fatto conoscenza praticamente di tutti quanti i Wenja speciali, chiamiamoli così. Oggi invece andiamo un attimino a vederli singolarmente, vediamo cosa ci dicono di fare. Allora, qui andiamo dalla prima, che sarebbe la guerriera, che non mi ricordo come si chiama, la cacciatrice. Want that half to fuck with us? Nayalia Pachash Pachadas. Guardu fuck with Sashwaldas. Kuspa Jaudwires. Ku, ti fuck with Kuspa Dwires. Quaida wanam. Namjana Quaida Shwada. Ah, mama fadi. Ti fuck with one that is daish. Kuspas. Barju Halchihada. Ciao, Hisu Chauda. Sawaida. Musi Charu Hinacha. Ok, quindi la cacciatrice, prima ho detto guerriero, sbagliato, ci ha detto che dobbiamo andare a cacciare questo alce alto. Allora, intanto ci spostiamo, abbiamo qui lo spostamento rapido. Come potete ben vedere comunque dalla mappa, sono andato avanti, ho conquistato altri villaggi, ho reclamato altre pire, quindi comunque sono andato avanti. Ora in questo caso dobbiamo arrivare qui attorno, non ho fatto nulla, quindi sarà una zona completamente nuova. Vediamo se dobbiamo anche reclamare qualche pire, giusto che ci siamo. Nel frattempo ho anche potenziato al massimo alcune armi, tra le quali ovviamente la clava, la lancia e l'arco. Ho anche l'arco lungo, che praticamente ci permette di vedere, quando miriamo, di fare tra virgolette uno zoom maggiore, riusciamo a vedere meglio il nostro bersaglio. Va bene, nel frattempo ho domato nuove belve. Quella che ci abbiamo ora è la tigre denti lunghi. Dov'è? Eccola qua, che forse penso comunque sia una delle più forti praticamente che ci mette a disposizione il gioco. Il viaggio è molto lungo, non so se ve lo lascio o meno, a meno che non succeda qualcosa di particolarmente importante, ma comunque vediamo un attimino. Ok, ormai praticamente siamo quasi arrivati. Ecco, vediamo quello che ci abbiamo davanti. Chi ci sta seguendo? Un gattino ci sta seguendo. Allora, fuoco del campo, luogo scoperto, ok. E no, qua è la foglia gialla, no? Eccola qua. L'arce alto si ciba solo di notte, ok. Quindi praticamente dobbiamo andare a riposarci fino al crepuscolo, così che appunto arriviamo nell'orario desiderato. Dobbiamo sconfiggere, che parola brutta che ho utilizzato, dobbiamo uccidere questo benedetto alce alto, e presumo comunque non sarà semplice come cosa, perché già ho avuto modo di incontrarlo fuori dalla missione, ed è veramente una gran bella bestia. Allora, segui le lucciole e caccia l'arce alto per Jaima. Questa missione è disponibile solo di notte. Ok, siamo di notte, quindi ora dobbiamo seguire queste lucciole. Lucciole che sono qui. Segui il sentiero delle lucciole. Ok. Dobbiamo aspettare l'arce alto, che comunque si dovrebbe vedere abbondantemente dalle corna giganti che ha. Tanto la belva ce l'abbiamo qui vicino. Eccola là. Ok. Quindi ci sono pure gli Udam che stanno cercando l'alce alto. Noi facciamo una cosa. Che cosa possiamo fare da qua? Niente. Dove sono gli Udam? Porca puttana. Gli Udam no. Uno qua. Preso.
qua. Via. Via pure tu. Dov'è l'arcialto? Non ho capito se sta l'arcialto. Cazzo, 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 cazzo. E là, è là. Allora, qui. Mamma mia, sta divorando la. Ah, ok, perfetto. Ok, scogliamo l'arcialto. Non so quante. Ah, una sola, pensavo se dovessero prendere più di una. Vabbè, è stato più facile del previsto. Vabbè, ovviamente perché ci ha aiutato la nostra belva. Se no, col cazzo che riuscivamo a farlo da solo. Che curiamo la nostra belva, vediamo se c'è qualcosa qui vicino che possiamo fare. Mentre che ci siamo, c'è una cosa, è più vicino questo insediamento. Io ne approfitterei per conquistare questo insediamento Udam. E poi magari torniamo al villaggio e vediamo un attimino cos'altro possiamo fare per proseguire nel... Mamma mia, allontaniamoci. Un tapiro. Ok. Quindi stavo dicendo, quindi, per vedere un attimino cosa possiamo fare per andare avanti nella storia più spediti, perché stiamo andando un po' a rilento, me ne rendo conto. Ok, qui ci sono ancora tapire, non mi interessa. Siamo abbastanza vicini. Qui ci sono degli Udam. C'è una cosa. Magari se tu ti prendi quello, io mi prendo quello. Ok. Perfetto. Comunque, la belva. Avere una belva dietro è veramente una comodità assurda. No, i lupi. No, i lupi no. Scendiamo da qua. Dovremmo essere nelle vicinanze di questo, eccolo qui, del villaggio. Vediamo se riesco a scendere qua senza morire male. Ok. Però io vorrei cercare di fare un qualcosa di tranquillo, ecco, per evitare di allertare troppe cose, troppi Udam, perché qui addirittura ci riporta... Ah no, media, quindi mi sto praticamente facendo film mentali per niente. Allora, mandiamo il nostro gufo, visto che ce l'abbiamo, lo utilizziamo. Vediamo un attimino dove sono. Il fatto che di notte non ci aiuta particolarmente, perché la visibilità è ovviamente ridotta. Mandiamo... la nostra belva. Qui ho visto qualcuno. C'è una cosa. Gli lasciamo come regalino una bella bomba di api. Bella bomba pungente. Ok, sta facendo il suo lavoro. Perfetto. La belva che ci sta aiutando. Allora, qui dove sono? Qui c'è altra gente. Vediamo. Qua ho un'altra bomba pungente che tirerò qui. E l'ultimo attacca a lui. Non voglio problemi. Sto mandando gli animali qui. Ok, la belva l'ho vista qui, era tornata. Ok, quindi ne approfittiamo per curarla. Però stanno spuntando qui. Mi preparo con l'arco, però vorrei evitare di un contatto. Vabbè, manco. Ok, colpo alla destra. Mamma mia, non sto capendo più niente. Allora, qui ne abbiamo un altro. Ok, sono state. Quello che volevo evitare. Qui c'è qualcuno. Sì, c'è il tizio lì che. Andiamo direttamente a domicilio. Una bella clavata in testa. Sì, però. Non scappare. Belva, aiutami tu. Ora, da dove ci spunteranno gli altri? E l'ultimo dovrebbe essere lui, vediamo se è vero. Sì, ok. Questo effetto ci conferma appunto che abbiamo reclamato, più che reclamato, abbiamo conquistato, no, giusto, reclamato, questo insediamento, questo villaggio. Ok. E abbiamo ottenuto un altro punto per lo spostamento rapido. Avviciniamo un attimino alla nostra belva, diamogli un po' di carne perché si deve riprendere. Oh.
Perché no? Vieni qua. Ogni tanto si intrippa e mi dà un fastidio che manco immaginarlo. Ok, vediamo, vediamo. Sì, ci sarebbero due pire vicine, ma non... non mi va di fare troppe cose ora, quindi in caso me le faccio tranquillamente. Siamo tornati, appunto ho fatto lo spostamento rapido al villaggio. Così andiamo un'altra volta a parlare con la nostra amica, la nostra cacciatrice Jaima. E torniamo da lei. Nel frattempo, come potete vedere, ho migliorato il più possibile anche il villaggio. Ed eccola qui. Mamma fpati. Dwayne Well. Maji Sharas. Di nawash na scouti mamma fpati. Ti kansha. Gwar guardo hafchu gwari. Aska wantar hafchu gwar sancha majish gwar ku tisu haska wantar majish gwar urusim shalash u arsh majisha yu madi balti hinacha tu haska wantar buha. Ok, praticamente ci ha dato da fare, diciamo, da cercare di uccidere queste belve molto molto particolari, che sono questa da caccia alla tigre, denti di sangue, poi c'è il caccia al lupo, sangue di neve, poi abbiamo anche l'orso, il grande orso sfregiato, e il mammut, zanni di sangue, che sono le belve più forti che ci mette contro appunto il gioco. E dovremmo appunto in quattro posti diversi dobbiamo recarci e cercare di sconfiggere queste grandi belve. E se non ricordo male, qualcuna di queste mi pare la possiamo anche domare, come sicuramente l'orso, non ricordo anche se questa, visto che comunque la tigre denti di sangue ce l'abbiamo, però non mi ricordo se ce ne sono. Sì, questa qui, tigre denti sangue, noi abbiamo tigre denti lunghi, possiamo anche domare questa, e il lupo sangue di neve. L'unico che non possiamo domare è il mammut. Ok, non voglio chiudere qui perché comunque è poco quello che abbiamo fatto. Rechiamoci da un altro Wenja, non mi ricordo come si chiama lui, ma andiamo da lui. Smaika! Baldam ci tati sta. Nuta bals nagu tati cha. Vai da shanchi. U apakwa. U parkwa shwalda ta darfa takwa. Haya. Shwaldam darfam kwa. U gas nagu. Vai da ta. So nagu. Parche. Aha. Swelda! Oh! Faran parkun! Uraf nagut bauga! Ka faran parkun swelda! Su! Ha nawa kwarvi tati cham! Na kwarvi baluga snaguai! Ok, quindi dobbiamo andare dove praticamente ci sono delle aquile per delle piume. Allora, lo spostamento proprio più vicino è questo. Rechiamoci lì, ovviamente. Vi salto tutto il percorso, che comunque anche qui è abbastanza lungo, meno di quello di prima, però anche qui c'è la strada da fare, quindi vi salto, vi risparmio questa parte. Ok, siamo arrivati. E qui ci abbiamo.
caso, vero. Ok, ora dovremmo utilizzare il nostro rampino per... Ok, il picco di Oros è il nome della zona, cosa ho fatto per saltare. Sì, però non è che devo intrippare qua, ma perché io faccio queste cose? Ok. Allora, dobbiamo salire di qui. Praticamente con... usa l'artiglio rampino, non ho letto... Vabbè, questa belva non può seguirti. Vabbè, la belva non ce ne frega niente in questo momento della belva. Ok, come lo utilizzare? Si può ancora salire? Forse di qua. No, qui sì, però possiamo utilizzare l'artiglio qui, rampino. Ok, dobbiamo scalare il dirupo per trovare le piume di aquila rara per Uoga, il nostro Wedge. Okay, saliamo di qui. Dobbiamo prenderne 4. 4, quindi vado a cercare dei nidi. Forse devo uccidere l'aquila e poi strappare le piume. Non lo so, vediamo. Forse qui devo utilizzare un artiglio, se non faccio. Già dalla minimappa si vede, eccola qua una. Allora, qui il primo, però l'aquila è, come potete vedere, in agguato. Mi sa che una sta venendo qua. Però non dovrebbe essere particolarmente pericolosa. Va bene, io continuo ad andare avanti. Vediamo da dove, però. Di qua, stavolta passo piano perché... Non voglio fare del male. Qui c'è qualcosa. No, non mi va di entrare qui e poi non uscirne più. Io voglio fare quello. Sono stato mandato per questo e mi limito a fare. A raccogliere ste benedette piume. Allora, saliamo di qua. Oh, che cavolo, me la sono tolta dalle scatole. Vediamo se la posso. Se strappo le piume che prendo. Carne. Solo carne. Va bene. Dove dovrebbe essere l'altro? Qui c'è qualcosa. Io. Mamma mia. Ci ho provato e mi è riuscito, quindi meglio così. Allora, qui abbiamo altre piume e siamo a 2 su 4. Ok, qua c'è altro. Però io. Non vorrei che mentre che sono attaccato arriva l'aquila. Allora, andiamo. Dai, dondola di. Perché? Forse devo scendere. Ok, ora me lo dava. Oh mamma mia. Ok, qua c'è un altro. Dai, mamma mia. Okay, saliamo. E qui c'è l'altro. Ok, siamo arrivati senza morire. E già questo è una cosa positiva. Ah, qui c'è il terzo nido con le nostre piume rare. Ora dobbiamo probabilmente salire. Non so da dove, però. E qui cioè, abbiamo l'aquila che ci sta attaccando. Io do colpi nella speranza che prendo qualcuno o qualcosa. Allora, qui ce l'avevo davanti e non l'avevo vista. Ok, continua a salire. E prendiamo le nostre ultime piume che sono... Cazzo parola. Tanto mi curo perché... E oppure... Ho finito la carne? No. Ok. Allora, eccolo qui. Però ora ci attaccheranno pure mammut volanti. Che cazzo. Questo non lo so, detto dalle scatole. Ok. Basta che non mi prendono qua perché mi incazzo. Ok, altre piume rare prese. Scappiamo da qui. Sapevo io. Allora, vediamo. Tuffati in acqua. Addio, mondo crudele. Ok. Perfetto, e anche questo, quest'altra piccola missione l'abbiamo finita.
Non c'è niente da reclamare nelle vicinanze, quindi io direi di tornare direttamente con lo spostamento rapido al villaggio. Andiamo da Uoka, pare che si chiama così, e vediamo cosa ci dice di fare, o comunque se ci dà qualcos'altro. Ora non lo so. Dann guard ja schon winter dam schweikas. Chuanta draubas. Mi charm hadars. Na charm bu yakam. Ma chuanta yakam. Dann guard Chuanta sagt man winter. So now a winter chuanta dam charm. Ok, quindi ci ha dato una nuova missione che è qui praticamente. Ok ragazzi, abbiamo fatto anche abbastanza. Per evitare che questo video diventi troppo lungo, io mi fermerei qui. Vi ringrazio appunto per la visione, spero che questo walkthrough vi stia piacendo, questo gioco vi stia piacendo. Se avete qualcosa da dire, avete ovviamente i commenti a disposizione. Vi ringrazio appunto nuovamente per la visione e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!